Nella prima puntata della serie Mitografia abbiamo visto, grazie a Phil, solamente alcuni dei più di 600 miti che esistono a proposito del diluvio, un evento di portata globale e cataclismatica. Stando a questi racconti, a questi miti, ad un certo punto nella nostra storia arrivò un cataclisma che obliterò completamente la razza umana. Questo cataclisma fu accompagnato da enormi inondazioni, alluvioni, terremoti e intensa attività vulcanica, ma soprattutto dalla venuta di piogge di fuoco, stelle e creature mostruose dal cielo. La domanda da porsi in questo caso è se sia esistito un evento di portata globale e cataclismatica nel nostro passato recente, ovvero grosso modo negli ultimi 20.000 anni, così impattante da rimanere fissato nella memoria e nei ricordi di quelle culture di cacciatori e raccoglitori che abitavano il pianeta Terra e che si sono tramandate fino a noi, ai nostri giorni. La risposta, stando alla moderna ricerca scientifica, potrebbe essere sì in questo caso. Perché? Perché da circa il 2007 esiste una corposa letteratura in ambito accademico, conosciuta come, che prende il nome oggi, di Younger-Dryas Impact Hypothesis, che vuole il nostro pianeta al centro di un bombardamento cosmico ad opera dei frammenti di una cometa, grosso modo 12.850 anni fa. Questa ipotesi prende il nome da un periodo, o meglio dire da un evento climatico, che potrebbe essere stato innescato anche da questo bombardamento cosmico, ovvero lo Younger-Dryas. Per parlare dello Younger-Dryas dobbiamo anche introdurre il periodo in cui avviene, ovvero verso la fine del Pleistocene. Quindi il Pleistocene finisce 11.600 anni fa, mentre questo impatto sarebbe avvenuto, stando alle ricerche, 12.850 anni fa, dando inizio, o contribuendo, per meglio dire, all'inizio dello Younger-Dryas, che finisce 11.600 anni fa e segna invece l'inizio dell'Olocene, un periodo di optimum climatico che ha visto anche la nascita delle culture e delle civiltà come noi le conosciamo e in cui stiamo vivendo anche in questo momento. In questi 2,3 milioni di anni che caratterizzarono il Pleistocene, il nostro pianeta fu preso in una morsa, per così dire, glaciale. Infatti, potete vedere da questo grafico, ci fu un alternarsi di periodi interglaciali, quindi a clima più mite e più caldo, a periodi glaciali a clima più freddo. Questa variazione era data dai cosiddetti cicli di Milankovitch, ovvero dei cambiamenti nei movimenti del nostro pianeta, come l'orbita ellittica ogni 100.000 anni, la variazione dell'inclinazione dell'asse di rotazione ogni 40.000 e l'oscillazione dell'asse terrestre ogni 26.000 anni, ovvero la precessione. Questi cambiamenti fanno sì che il nostro pianeta, in base a dove si trovi, riceva più o meno sole, o meglio, scusatemi, più o meno energia solare, determinando quindi periodi di caldo e periodi di freddo. Il nostro era un pianeta estremamente diverso durante tutto il Pleistocene, perché innanzitutto i livelli dei mari erano più bassi, circa 120-130 metri, stando alle ricerche. Ne consegue che enormi porzioni di costa erano emerse e potrebbero aver visto lo sviluppo di culture. Inoltre, il nostro era un pianeta che potremmo dire era più unito, infatti Nord America era unito alla Russia, o anche l'Inghilterra era unita all'Europa continentale in una porzione che si chiamava Doggerland. Addirittura interi continenti sono sprofondati, come ad esempio la Sundaland, ovvero dove si trova oggi la moderna Indonesia, che fino a 11.600 anni fa era emersa e oggi invece giace sotto il livello del mare. Per chi è un appassionato come noi conoscerà questa zona per le ricerche di Graham Hancock a proposito della piramide di Gunung Padang, che potrebbe essere retrodatabile addirittura a 20.000 anni fa, ma le ricerche sono ancora in corso. Qui vedete invece il nostro pianeta oggi con i livelli dei mari innalzati di 120 metri. Questa diversità dei livelli marini e degli oceani era dovuta all'accumularsi di enormi quantità di ghiaccio ai poli. Qui vedete rappresentato quello che è il polo nord, nella sua massima estensione 20.000 anni fa, e che quindi prendeva all'interno della sua morsa il Nord America, inteso come Stati Uniti, il Canada,
una parte dell'Alaska, il nord Europa, quindi fino all'Inghilterra, e anche una piccola porzione della Siberia che invece per la sua maggioranza era lasciata libera dai ghiacci e che ha visto infatti svilupparsi enormi mandrie di mammut e di megafauna pleistocenica. Quella che prenderemo in considerazione in questa puntata e che ci interessa a noi è la glaciazione, cosiddetta glaciazione del Wisconsin, quella nordamericana, che comprendeva due calotte, ovvero la Laurenziana e la Cordigliera. Stando alle ricerche, al suo massimo, quindi circa 20.000 anni fa, la calotta era spessa fino a 3,3 km, quindi un enorme peso supportato dalla nostra crosta, che spiegherebbe anche la possibilità di eventi sismici e vulcanici a seguito della deglaciazione, ma questa è un'altra storia che magari racconteremo più avanti. Ok, allora, sentiamo un attimo adesso cosa ci dice il mondo scientifico a proposito di quest'ultimo periodo glaciale. Negli ultimi 2,5 milioni di anni il clima della Terra ha oscillato tra condizioni di caldo e di freddo. Questi cicli sono risultato di cambiamenti nella forma dell'orbita terrestre e dell'inclinazione dell'asse terrestre. I periodi più freddi hanno permesso la crescita di ghiacciai che hanno ricoperto gran parte delle aree ad alta quota e ad alta altitudine del mondo. Durante l'ultima parte della glaciazione del Wisconsin, la calotta glaciale laurenziana si è espansa verso sud nel Midwest, fino all'Indiana, all'Illinois e all'Iowa. La calotta glaciale raggiunse la sua massima estensione circa 30.000 anni fa e si è sciolta solo migliaia di anni dopo. Si è ravvicinata più volte prima di scomparire definitivamente dal Wisconsin circa 11.000 anni fa. Noi ci concentreremo, scusatemi, su questo ultimo periodo, quindi sul periodo della deglaciazione, che è un processo assolutamente graduale, questo nessuno lo mette in dubbio, però da quello che sembra emergere non solo adesso, ma come vedremo anche dagli anni 70, c'è stato un periodo di rapida deglaciazione che lasciò anche stupiti, lasciò stupita la comunità scientifica perché non si immaginavano che queste enormi calotte che ci avevano messo decine e decine e decine di migliaia di anni per formarsi, si potessero sciogliere con una velocità del genere. Qui cito da un articolo degli anni 70, non perché sia meno importante vista l'età, ma comunque ci permette anche di capire qual era l'idea della comunità scientifica in quel periodo. Il paradosso del ghiaccio sulla baia di Hudson, che era dove la calotta era più spessa, che era la parte più spessa al culmine della glaciazione e che fino a 9.000 anni fa poteva essere ancora spessa a 2.300 metri, è scomparso in un periodo che si stima prudentemente di 1.000 anni e forse più breve di 500 anni. Diversi studiosi hanno sottolineato i problemi fisici sollevati da questo evento e, sebbene Peterson abbia recentemente proposto alcune soluzioni, la portata del cambiamento e l'assenza di analogie strette con il periodo storico richiedono un attento esame. In effetti, se si accetta il tasso complessivo di ritiro presentato dai geomorfologi e dai glaciologi, i climatologi potrebbero non riuscire a trovare un'energia sufficiente per spiegare il fenomeno. In poche parole, la comunità scientifica di quel periodo diceva: non capiamo come sia possibile che queste calotte si siano sciolte in un lasso di tempo così rapido, dando vita a quello che alcuni ricercatori, come il grandissimo Randall Carson, ma anche come Antonio Zamora, hanno definito il paradosso energetico. A proposito, siccome li ho citati, Antonio Zamora sul suo canale YouTube ha fatto un video che si chiama proprio The Energy Paradox, in cui analizza le varie possibilità che hanno portato allo scioglimento della calotta glaciale nordamericana. Ok, proseguiamo ascoltando e leggendo su meglio. E cosa ci hanno detto anche qui altri esponenti della comunità scientifica a proposito dello scioglimento? Il presente lavoro si occupa principalmente dei tassi di recessione marginale della calotta glaciale laurenziana, con particolare attenzione ai tassi di ritiro registrati durante la deglaciazione degli Stati Uniti settentrionali, del Canada meridionale e dell'Artico canadese tra 18.000 e 7.000 anni fa. Di primaria importanza è il bilancio energetico al margine della calotta glaciale, necessario per favorire il rapido ritiro della calotta del Wisconsin. Il tasso medio annuo di ritiro marginale della calotta glaciale laurenziana, calcolato in base alla riduzione dell'area, è di 260 metri l'anno. Questa cifra elevata solleva immediatamente la questione di quali fonti di energia siano disponibili per causare un ritiro così rapido. Un aspetto significativo della storia deglaciale della Laurenziana è l'elevato apporto energetico richiesto per produrre i tassi apparenti di ritiro marginale.
Se una perdita di massa da 9 a 45 metri di acqua viene convertita nell'energia necessaria per fondere così tanto ghiaccio, è necessario un valore minimo compreso tra 72 e 360 kcal per centimetro quadrato all'anno, al margine meridionale e nord-occidentale. È necessario considerare queste stime alla luce delle fonti energetiche disponibili e di una possibile combinazione di queste fonti. La radiazione solare è una fonte di calore complessa, è il prodotto netto della radiazione globale e a onde lunghe in entrata e della radiazione a onde lunghe e corte riflesse in uscita, e di conseguenza non è un parametro facile da modellare. Nell'area degli ex margini meridionali della calotta glaciale laurenziana, quindi dove la calotta laurenziana si estendeva 12.000 anni fa, l'attuale radiazione netta annuale ammonta a 40 kcal per centimetro quadrato all'anno. Quindi sostanzialmente facendo questo calcolo, quello che risultava era molto semplice, ovvero le fonti di energia odierne non eguagliavano quelle necessarie 12.000 anni fa per sciogliere la calotta, perché si stimava fossero tra 72 e 360 kcal, quando quelle odierne negli anni 70 erano di sole 40 kcal. Quindi c'era qualcosa che non tornava. Continuando, questo è un altro articolo. Il primo problema che di solito sfugge all'attenzione è tuttavia del tutto fisico. Riguarda il fabbisogno energetico del ritiro glaciale, un problema chiaramente esposto da Andrew, che è l'articolo che abbiamo letto prima. Abbiamo buone prove del ritiro del limite dei ghiacci della Laurenziana in Nord America nel periodo tra 14.000 e 7.000 anni fa. Facendo delle ipotesi ragionevoli sulla geometria del ghiaccio rimanente, possiamo stimare il flusso di energia necessario per provocare la fusione richiesta. Attenzione! Anche le stime più conservative superano i tassi di erogazione dell'energia che esistono oggi in quelle aree. I calcoli per i ghiacci scandinavi rivelano un paradosso simile. Ovviamente qui ci sta dicendo la stessa cosa che ci ha detto Andrews nell'articolo precedente, ovvero che utilizzando i tassi oggi disponibili di energia, quindi l'energia disponibile oggi, non si spiega come hanno fatto quei ghiacciai a sciogliersi. Ad un certo punto, poi negli anni Ottanta, questo lo spiega anche molto bene Randall Carson, questo problema viene accantonato perché la comunità in quel periodo a un certo punto aveva l'idea che si erano sbagliati a fare dei calcoli semplicemente, quindi la questione viene accantonata, però alcuni articoli anche pubblicati su alcune prestigiose riviste al giorno d'oggi stanno, diciamo, tirando un po' fuori questa questione in modo diverso, ma comunque si chiedono sempre come sia possibile che la calotta si sia sciolta in un periodo relativamente breve dal punto di vista geologico. Ora, qui vedete un grafico delle temperature degli ultimi 500 milioni di anni e noi andremo ad analizzare solamente questa piccola parte, grosso modo tra 15.000 e 10.000 anni fa, in cui si inserisce cosa? Lo Younger Dryas, che prende il nome dalla Dryas octapetala, che è questo fiore che vedete qui che ricominciò a crescere in questo periodo. Prima di parlarne però dobbiamo capire cos'è lo Younger Dryas. Allora, lo Younger Dryas è un periodo, o meglio, un evento climatico dalla durata di circa 1200 anni che inizia grosso modo 12.800 anni fa e finisce 11.600 anni fa, sempre la data che ci dà Platone. Ed è relativamente anomalo, perché è vero che prima dello Younger Dryas ci sono stati altri eventi molto molto simili, addirittura si chiama Younger perché ce n'era stato un older, uno più vecchio. E stando alle ultime ricerche, sembrerebbe che lo Younger Dryas sia qualcosa di intrinseco alle aree glaciali, nel senso che ogni qualvolta si passa da un periodo glaciale ad un periodo interglaciale, quindi a un periodo più caldo, c'è un ritorno quasi, passatemi il termine, catastrofico, a temperature bassissime. Cosa ci dicevano le prime ricerche sullo Younger Dryas? Questa del 1990. I dati delle profondità marine mostrano prove di un brusco cambiamento climatico, centrato sull'ultima deglaciazione tra 14.000 e 8.000 anni fa e sfociato in una grave ondata di freddo tra 11.000 e 10.000 anni fa. Qui le date non erano ancora certe. Nota come Younger Dryas. L'origine di questa catastrofe climatica non è nota. Tra l'altro, una cosa che mi sono dimenticato di dire molto importante è che, come vedete qui dal grafico, noi circa 14.500 anni fa, se non erro, stavamo tra virgolette uscendo dall'era glaciale, nel senso si stava riscaldando la temperatura in un periodo, questo qui è conosciuto come Bolling Alleyroad, e poi c'è stato un brusco ritorno a un'era glaciale, quindi ad un periodo glaciale, a un grande freddo. Qui invece nel 2011, quest'altro articolo, qui avevamo già fatto i carotaggi in Groenlandia.
E quindi avevamo cominciato a sapere qualcosa di più sullo Younger Dryas. L'inversione del freddo dello Younger Dryas, durata 13.000 anni, da 12.900 e 11.600 anni fa, è visibile soprattutto nelle carote di ghiaccio della Groenlandia. Sono stati proposti come fattori scatenanti cambiamenti nella circolazione oceanica e atmosferica, nella radiazione solare e persino l'impatto di una cometa. Ma la rapidità e la gravità dell'insorgenza dello Younger Dryas non trovano ancora una spiegazione. A proposito della gravità, della rapidità dell'insorgenza dello Younger Dryas, mi è capitato proprio in questi giorni, infatti l'ho aggiunto all'ultimo, di leggere su un libro molto interessante che si chiama Waking the Giant di Mill McGuire, che è uno dei più importanti vulcanologi britannici, che ha fatto anche lui una serie di articoli molto interessanti che magari in un futuro prossimo potremo andare a vedere a proposito, che riguardano l'attività vulcanica alla fine dell'era glaciale. In questo libro, in cui discute i cambiamenti climatici nel passato e le ripercussioni che potrebbero avere nel nostro futuro, quelli indotti dall'essere umano, scrive a proposito dello Younger Dryas: il biogeochimico canadese Bill Patterson e il suo team di ricercatori hanno scelto il lago Monorag, spero sia giusta la pronuncia, nella contea di Clare, in particolare per l'eccellente e indisturbata conservazione degli strati di fango nei sedimenti del lago che risalgono all'ultimo Pleistocene. I singoli strati segnano ciascuno solo pochi mesi di deposizione, consentendo agli scienziati di determinare con estrema precisione i tempi e la velocità di cambiamenti ambientali registrati nella sequenza di fango. Il team ha misurato gli isotopi del carbonio e dell'ossigeno per determinare, rispettivamente, il livello di produttività del lago e la temperatura dell'acqua. Quello che hanno trovato li ha lasciati scioccati. All'inizio dello Younger Dryas, il lago ha subito un grave calo di produttività e di temperatura. Non nell'arco di decenni, ma in soli 1 o 2 anni, forse addirittura in pochi mesi. Questo è quasi paragonabile al congelamento accelerato che ha messo in ginocchio il mondo nel film The Day After Tomorrow, e puzza più di fantascienza che di realtà scientifica. Occhio alle parole del capo di ricerca. Come Bill Patterson stesso ha commentato ai media dopo l'annuncio dei risultati un anno fa, sarebbe come prendere l'Irlanda, che è dove hanno fatto questo studio, di oggi, e spostarla al di sopra del circolo polare artico. Quindi l'immagine che noi abbiamo di questo evento, dello Younger Dryas, è qualcosa di catastrofico, più che graduale, perché se in soli 2 anni, addirittura forse pochi mesi, noi abbiamo un ritorno al freddo glaciale, capite che c'è qualcosa che non va, tra virgolette. Ma ci sono altre caratteristiche di questo periodo che fanno sorgere alcune domande. Una di queste è l'estinzione di massa. Infatti, c'è un picco della mortalità della megafauna, della macrofauna, ovvero mammut, tigri di denti e sciabola, mastodonti, cammelli, cavalli che abitavano le Americhe, che ad un certo punto, quasi di punto in bianco, all'incirca all'inizio 14.000 anni fa, cominciano a estinguersi con un picco tra i 13.000 e gli 11.000 anni fa, cambiando per sempre l'ecosistema di quel periodo. Infatti, se voi oggi andate in America non trovate proboscidati, non trovate elefanti, non trovate mammut, perché si sono estinti tra 14.000 e 11.000 anni fa. Tra l'altro, uno studio uscito su Nature, molto interessante, nel 2021, chiama in causa proprio il cambiamento climatico, ovvero che per via di questo cambiamento nello Younger Dryas, di questo ritorno al grande freddo, oltre che alla caccia, perché anche quella ha avuto diciamo, ha contribuito all'estinzione. Comunque, il vettore principale è stato quello del cambiamento climatico. Qui sono riportati i dati in percentuale dei generi che si sono estinti alla fine del Pleistocene. Ad esempio, prendendo il Nord America, sono 33 su 45 generi di animali, quindi circa il 73,3%. In Australia e Nuova Guinea, vabbè, il 93,8%, ma perché ce n'erano solamente 16 di specie, Sud America 79, l'Europa 30, mentre sono stati risparmiati il subcontinente indiano con 13,8 e l'Africa. Infatti, se voi andate in Africa, è uno degli unici posti insieme all'India dove esistono ancora la cosiddetta megafauna, ad esempio ci sono ancora gli elefanti. Ed è interessante perché l'Africa, ce lo dice Platone, sembra essere stata risparmiata da questo enorme cataclisma che colpì gli Ateniesi e un'altra civiltà che stava nel mezzo dell'Atlantico. In più c'è stato un innalzamento dei mari di tipo catastrofico. Perché? Perché il primo geologo
che studiò questo innalzamento dei mari, che si chiama John Shaw, negli anni 90. Lui coniò proprio il termine Catastrophic Rise Event a proposito di questi innalzamenti dei mari, ovvero il Meltwater Pulse 1A, collocato circa 14.000 anni fa, e il Meltwater Pulse 1B, che è questo qui, collocato casualmente anche qui a 11.600 anni fa, che è una data che vediamo ritornare. Faccio un piccolo inciso perché lo Younger Dryas alcuni hanno proposto che si è iniziato perché per l'appunto 14.000 anni fa c'è stato questo enorme influsso di acqua derivata dallo scioglimento dei ghiacciai, perché meltwater significa questo, e fondamentalmente questi due picchi identificano il riversarsi di enormi quantità di acqua derivata dallo scioglimento dei ghiacciai all'interno degli oceani, che poi hanno alzato il livello dei mari a quello odierno sostanzialmente, e quindi hanno proposto che sia stato questo influsso di acqua all'interno degli oceani a determinare un blocco della circolazione della corrente del Golfo che ha portato il mondo a raffreddarsi. Potrebbe anche essere, però bisognerebbe spiegare perché invece alla fine dello Younger Dryas, quindi 11.600 anni fa, con anche qui un enorme influsso di acqua all'interno degli oceani, c'è stato invece un riscaldamento repentino invece che un raffreddamento, quindi bisognerebbe capire anche qui il perché. Quindi, oltre all'innalzamento dei mari e all'estinzione, c'è anche la scomparsa della cultura Clovis, cultura che viveva in Nord America e che ad un certo punto, qui vedete, tutti i puntini rossi che vedete sono utensili o comunque tutte quelle cose che possono essere fatte ricondurre a questa cultura che abitava il Nord America fino a 13.000 anni fa, poi ad un certo punto, post impatto, che è datato a 12.850 anni fa, quindi 12.000 anni fa, vedete che scompaiono completamente dalla costa atlantica. Ve lo rifaccio un attimo rivedere, perché così rende di più. Quindi qualcosa deve essere successo, perché abbiamo quindi sia un'estinzione della megafauna che un'estinzione, per meglio dire, un collo di bottiglia, perché ci sono anche degli studi che parlano di collo di bottiglia genetico, delle culture umane che abitavano queste zone. La domanda è: cos'è successo? Bene, nel 2007, su il PNAS, che è una prestigiosissima, rivista scientifica americana, esce uno studio pubblicato da Firestone e altri 25 tra geologi, chimici, comunque studiosi, che propongono una teoria per quello che è stato lo Younger Dryas e ci dicono: uno strato nero ricco di carbonio datato 12.900 anni fa è stato precedentemente identificato in 50 siti di età Clovis in tutto Nord America e sembra essere contemporaneo al brusco inizio del raffreddamento dello Younger Dryas. Le ossa in situ di megafauna estinta del Pleistocene, insieme ad assemblaggi di utensili Clovis, si trovano al di sotto di questo strato nero, ma non all'interno o al di sopra di esso. Le cause delle estinzioni, del raffreddamento dello Younger Dryas e della scomparsa della cultura Clovis sono state a lungo controverse. In questo lavoro forniamo le prove di un evento di impatto extraterrestre 12.900 anni fa, che ipotizziamo abbia provocato bruschi cambiamenti ambientali che hanno contribuito al raffreddamento dello Younger Dryas, a una grande riorganizzazione ecologica, estinzioni su larga scala e rapidi cambiamenti comportamentali dell'uomo alla fine del periodo Clovis. Voglio sottolineare una cosa qui che è molto importante, perché spesso gli oppositori a questa teoria, perché ovviamente giustamente ce ne sono, come anche la teoria dell'estinzione dei dinosauri, quando venne proposta la prima volta, trovò degli oppositori, è normale. E comunque già nel 2007, in questa prima ricerca che venne fuori, il gruppo di Firestone sosteneva che questo impatto avesse contribuito al raffreddamento, cioè non era la causa principale, come aveva anche contribuito alle estinzioni. Quali sono le prove? Allora, le prove sono la presenza in vari siti archeologici nordamericani, inizialmente venne fatta in Nord America lo studio, di black mat, che adesso andremo a vedere cos'è, sferule magnetiche, sferule di carbonio, microsferule magnetiche, nanodiamanti, vetro fuso, carbone e fuligine. Allora, iniziamo dalla black mat, che è questa striscia nera che vedete qui. Qui siamo a Murray Springs, che è un sito, uno tra i più importanti siti archeologici della cultura Clovis. E cosa ci dicono nello studio Firestone e gli altri? Ci dicono che, allora, innanzitutto, non tutti i siti delle databili all'impatto del Younger Dryas presentano black mat, nel senso ce ne sono circa un 25% che non la presentano,
che deve il suo colore, quindi questo nero acceso, alla concentrazione di carbonio e di carbono, scusatemi, fuliggine, prodotto da incendi, da grandi incendi che si sono scatenati, subito dopo l'impatto. Anche questo avremo modo di vederlo più avanti, magari in altri episodi. E spesso al di sotto, anzi spesso, scusatemi, sempre al di sotto di questa linea nera, che è una sorta di marcatore tra due mondi diversi, potremmo definirlo, troviamo i resti di megafauna pleistocenica e della cultura Clovis. Inoltre troviamo sempre o all'interno o subito sotto alte concentrazioni di marcatori di impatti. Quindi quelli che abbiamo visto prima, nanodiamanti, iridio, microsferule, eccetera, eccetera. Una cosa che fece il gruppo fu di mettere, diciamo, comparare, paragonare lo strato dello Younger Dryas, dell'impatto di Younger Dryas, con quello dell'estinzione dei dinosauri, che in linea teorica non dovevano avere differenze, essendo entrambi degli impatti cosmici. Per di più, questa black mass si trova in tantissimi posti nel mondo. Ora, nel 2023, la prima volta quando venne proposta la teoria era il 2007. Oggi, nel 2023, abbiamo tantissima evidenza, conferma di questo evento, perché anche gli strati di black mass stanno venendo trovati ovunque, quindi, ad esempio, qui in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi, si trovano in Grecia, le hanno trovate in Spagna, le hanno trovate anche in Sud America, quindi si trovano ovunque. E quindi vuol dire che di evidenze, di prove, ce ne sono sempre di più. Quindi abbiamo parlato di sferule fuse ad alta temperatura. Vediamo un attimo cosa sono. Allora, le sferule dello Younger Dryas Boundary hanno una composizione che varia da ricca di ferro a ricca di quarzo. Si sono formate a temperature comprese tra 1500 gradi e 2000 gradi. Quelle ricche di ferro non possono formarsi naturalmente sulla Terra. I vulcani producono sferule vetrose, ma non quelle ricche di ferro, perché tantissimi oppositori anche qui della teoria sostenevano invece che queste sferule si sono prodotte o attraverso normali incendi o attraverso eruzioni vulcaniche. Cosa importante però da sottolineare è che per crearsi deve esserci un innalzamento velocissimo della temperatura con un conseguente tanto rapido raffreddamento, cosa che le eruzioni vulcaniche o gli incendi non fanno. Quelle ricche di ferro possono provenire solo da meteoriti o crateri da impatto. Le sferule ricche di ferro si producono solitamente quando asteroidi o comete colpiscono il suolo e creano crateri. Qui vedete la dimensione di una microsferula con una formica, quindi capite bene che per vederle ci vuole un microscopio apposito. Tant'è che Firestone e il suo gruppo, proprio a rinforzo della loro tesi, utilizzarono una tipologia di microscopio che permetteva di vedere anche la struttura della sferula, e qui ne vedete alcune di diverso tipo. E quelle dello Younger Dryas hanno questa caratteristica che si definisce, perdonatemi se la pronuncia è sbagliata, dendritica, quindi come se fosse ramificata. Immaginatevi di vedere tipo dei rami che si diramano sulla sfera. Ecco, questa tipologia di sfera è tipica dello Younger Dryas e, stando a questo studio, si è formata sola può essere formata solamente da impatti di tipo cosmico. Inoltre, le sferule si trovano ovunque, distribuite su più continenti, come vi dicevo prima, anche qui, essendo che la black mass si trova in questi continenti, ovviamente si trovano anche i marcatori, quindi sulla quella che era l'ex calotta glaciale sono stati trovati in Nord America, in Sud America, anche in Siria, vero, mi ero dimenticato di citarlo prima, ci sono anche le prove di un impatto in Siria, sempre databile allo stesso periodo, proprio a riprova che l'evento è stato di tipo globale. Un'altra prova sono i nanodiamanti, questa è una di quelle prove importantissime. Il termine nano si riferisce alle loro dimensioni, che sono di gran lunga inferiori a quelle dei normali diamanti. Si formano quando il carbonio raggiunge i 1000 gradi e poi si raffredda rapidamente. Ne abbiamo prodotti alcuni in laboratorio ricreando le condizioni di impatto. Le condizioni, vabbè, includono temperature elevate e quasi assenza di ossigeno. Queste condizioni non si verificano naturalmente sulla superficie terrestre, tuttavia si verificano in caso di impatti ad alta energia. L'impatto che ha ucciso i dinosauri ha creato nanodiamanti. E nello strato di Younger Dryas ce ne sono trilioni. Anche qui, ennesima slide dove vedete
è la distribuzione di questi nanodiamanti, che poi sono uguali a quello delle microsferule, ovviamente, e le analisi in laboratorio dimostrano proprio che c'è un picco a 12.900 anni, quindi all'inizio dello Younger Dryas, di nanodiamanti. Loro concludono il loro studio dicendo: le prove indicano un evento ET con effetti a livello continentale, in particolare la combustione di biomassa, ma le dimensioni, densità e composizione del corpo sono poco conosciute. Tuttavia, i dati attuali suggeriscono che questo corpo era molto diverso da altri ben studiati di tipo ferroso, pietroso o condritico, che sono una tipologia di meteoriti, ad esempio al confine KT. Le prove sono più coerenti con un corpo ricco di carbonio e povero di nichel e ferro, e quindi molto probabilmente una cometa. Una pioggia di detriti da una cometa fortemente frammentata avrebbe prodotto un'esplosione aerea simile, anche se esponenzialmente più grande, a quella di Tunguska, causando la combustione della biomassa a livello continentale e lo scioglimento della calotta glaciale, ma ancora una volta senza la tipica craterizzazione. Infatti, uno dei problemi di questa teoria, è quello che non si trovano crateri. Perché? Perché quasi sicuramente la maggior parte di questi frammenti derivati dalla cometa hanno impattato sulla calotta glaciale e molto probabilmente c'è stata un'esplosione aerea tipo Tunguska. Quindi non hanno lasciato crateri, non hanno lasciato, diciamo, una sorta di impronta digitale che ci dice: ok, qui c'è stato un impatto. Ci sono comunque delle prove che stanno venendo fuori grazie anche ad Antonio Zamora, quindi questo ricercatore indipendente, a proposito delle Carolina Bays, quindi queste depressioni ellittiche sul terreno che si trovano lungo tutta la costa atlantica, degli Stati Uniti e anche nell'entroterra, che convergono tutte verso la zona dei Grandi Laghi, che per chi ha visto il primo episodio ricorderà essere una di quelle zone in cui i nativi di quei luoghi ci parlano dell'arrivo di una cometa che portò il diluvio, e quindi sembrerebbero quindi queste Carolina Bays derivare proprio dall'impatto ad alta quota, all'esplosione ad alta quota di un frammento di una cometa. Quindi questa è un po', la situazione, che si immaginavano i ricercatori, quindi una cometa che passa e si frammenta al di sopra del nostro pianeta, impattando in diversi punti. Io, leggendo queste cose da un semplice appassionato, non ho potuto fare a meno che ricordare le parole di Platone nel Timeo, le parole che Soncis dice al grande legislatore greco Solone, perché quello che anche presso di voi si racconta che una volta Fetonte, figlio del sole, avendo aggiogato il carro del padre, per non essere capace di condurlo per la via del padre, bruciò tutto sulla terra, ed egli stesso perì fulminato. Questo ha l'apparenza di una favola, ma la verità è la deviazione dei corpi che si muovono intorno alla terra e nel cielo, e la distruzione per molto fuoco e a lunghi intervalli di tempo di tutto quello che è sulla terra. Quindi, con queste parole, quello che ci ha voluto dire Platone è che nel nostro passato, e qui ne abbiamo la prova, ci sono stati degli eventi di tipo cataclismatico dovuti a dei corpi celesti che hanno impattato sul nostro pianeta. E forse proprio questo, quello che potrebbe, perché il punto di domanda è d'obbligo, aver dato vita allo Younger Dryas, è quello di cui tutte le culture ci parlano, ovvero il diluvio universale. Io in queste poche slide spero di aver introdotto bene il concetto, sicuramente non l'avrò fatto, e di questo vi chiedo scusa, però per chi volesse approfondire, metteremo in descrizione il link del Comet Research Group, che è il gruppo di Firestone, che nel loro sito, che è veramente ben fatto, hanno messo a disposizione, oltre che agli studi peer review, anche delle piccole, definiamole così, dispense, che sono quelle che ho utilizzato per fare la presentazione, di introduzione, in cui vanno a spiegare nel dettaglio tutti quegli aspetti che abbiamo velocemente analizzato oggi. Quindi parlano della black mat, parlano dei nanodiamanti, delle microsferule, degli incendi e anche dell'estinzione e di quello che avrebbe potuto portare appunto all'estinzione dei mammut, come anche al cambiamento climatico dovuto allo Younger Dryas. Io quindi ho finito, e spero di essere stato esaustivo e non ho nient'altro da aggiungere.